Allora, primi giorni di acclimatamento, facciamo però un passo indietro, cominciamo a parlare anche di questa cerimonia che vi ha accolto qui a Nelson. È stata una cosa, insomma, un'esperienza un po' particolare che non capita tutti i giorni né in tutte le coppe del mondo. No, infatti non sembrava proprio un'accoglienza perché c'era abbastanza astio nelle loro figure, nelle loro azioni, però poi insomma si inizia così per essere poi il benvenuto in questa casa Maori. È particolare, è stata una cosa molto bella. Sicuramente un modo particolare per cominciare, poi un pranzo, ma voi il pranzo non l'avete praticamente potuto fare perché comunque c'era allenamento il pomeriggio e bisogna mantenere dei ritmi molto stretti anche per recuperare rapidamente dal fuso orario. Sì, ci spiace non aver, diciamo, gradito l'ospitalità, ma non potevamo perché c'erano dei cibi abbastanza pesanti e dopo un'ora iniziavamo a fare degli allenamenti in palestra, dunque era improponibile. Però è stato molto bello, molto accogliente, molto ospitale il tutto e è stato un piacere essere in quel momento insieme a loro. Allora cominciamo a fare un po' del punto su questa Coppa del Mondo, su questa Rugby World Cup. La prima partita è l'Australia, l'Australia che va a vincere il Tri Nations, una formazione molto forte, ha battuto anche la Nuova Zelanda, è arrivata sicuramente in forma. Voi cosa vi aspettate da questa prima partita, che avversario vi aspettate? Beh, oltre il Tri Nations, diciamo che anche i Queensland Reds hanno vinto anche il Super 15, dunque è una squadra sicuramente in grande forma, è una squadra che studia bene il rugby e che gioca un bel rugby. A mio parere è quella che gioca il miglior rugby. Ci aspetteremo una squadra molto, molto forte in attacco e in contrattacco, dunque cosa vuol dire? Che più palle gli offriamo, più rischi prendiamo, dunque dovremo cercare di fare un gioco là dove si può, di possesso o di un avanzamento territoriale, ma non per dare la palla a loro, proprio per rimettere pressione e cercare di riprendersela. Quindi bisognerà cercare anche di gestire al piede molto la partita, in questo senso, secondo te Nick, chi sceglierà subito come partente? Ma sicuramente l'alternanza tra un gioco alla mano e un gioco al piede è fondamentale nel rugby moderno, bisogna poi vedere come sarà anche il clima, qui a Nelson c'è vento, penso che anche lì a Auckland ci sarà vento, dunque sarà da gestire anche la variabile vento, e dopodiché bisogna vedere come sarà il campo, se sarà asciutto, se sarà bagnato, insomma noi sappiamo che se avremo una giornata ventosa e pioggia sarebbe meglio per l'Italia, adesso vediamo poi come sarà. Poi nel test match, tutto sommato dal punto di vista offensivo avete anche realizzato delle merite interessanti, però troppi palloni persi, e lo sottolineavi tu, questo potrebbe essere un problema grosso contro un'Australia che approfitta di ogni disattenzione. Beh, sicuramente se perdi contro una palla contro queste squadre è quasi sicuro che vai dietro i pali, perché è l'azione in cui innascono più mete nel rugby moderno. Abbiamo fatto un po' troppi errori perché abbiamo forse non valutato sempre bene il momento tattico da provare o non provare di fare un offload. L'offload è utile quando si può fare, quando veramente può essere, lasciatemi passare il termine, un regalo per il mio compagno la palla e non un 50-50 e sperando che vada tutto bene. Perciò noi dobbiamo imparare a gestire bene il possesso nell'avanzamento, se non c'è l'avanzamento il modo migliore per avanzare è il gioco al piede. Per quanto riguarda questa nazionale, ovviamente tu la stai seguendo, c'è stato un 6 nazioni che sappiamo com'è andato con la vittoria con la Francia e tutto quanto, poi la lunga preparazione a Bolzano con tutti questi mini ritiri che di fatto hanno consentito di arrivare a un certo livello. Voi che progressi avete fatto da dopo il 6 nazioni fino ad oggi? Non consideriamo i test match di premondiale, insomma si sa, se in preparazione valgono relativamente, ma per come la vedete voi dall'interno, com'è questa Italia? Ma quello che noi abbiamo visto e abbiamo anche lavorato è un miglioramento nella comprensione e nella distribuzione dei giocatori, dunque diciamo che nel momento in cui l'esecuzione è migliore sicuramente i giocatori sono nella posizione giusta per dare la continuità o per andare a coprire un calcio, un gioco al piede. Il miglioramento deve passare per lì e deve passare un ulteriore miglioramento nel placcaggio e nell'avanzamento nella difesa, perché anche se sono due test amichevoli che abbiamo fatto contro Giappone e Scozia, però lì ci ha dato un attimino un piccolo avviso che non eravamo sulla strada giusta, o meglio, non eravamo ancora sulla strada giusta. A tal proposito è tornato un po' uno dei vecchi vizi dell'Italia, che però era sparito durante la gestione Mallet, qualche problema di disciplina di troppo, anche contro la Scozia avete concesso un po' troppi calci, soprattutto nel vostro territorio, insomma agli avversari, questo diventa pesante poi nel passivo a dispetto della parità nelle mete realizzate, per esempio. Sì, il numero di falli è stato leggermente più alto rispetto alla media che abbiamo avuto nelle 6 nazioni, ovvio che ha portato punti perché in quella partita a livello territoriale abbiamo giocato troppo nel nostro campo, perdendo troppe palle come hai detto tu prima, che vuol dire che la posizione per un calcio contro queste squadre sono 3 punti sicuri o una touche in zona pericolosa.